Scorpione, carissimi amici dello Scorpione, buongiorno. Anche per voi l'oroscopo settimanale, come sempre, qualche volta l'ho saltato, è vero. Allora, andiamo a vedere per voi Scorpione la settimana che va dal 12 al 18 agosto 2024. Vi ricordo solo due cose, giusto per non ripetere l'ennesima pappardella. Nella community, allora, il link per chi si vuole abbonare potete trovarlo lì. È il programma di questo mese di agosto, quindi che cosa andrò a fare questo mese di agosto, sia per chi si iscrive al canale e sia per chi chiaramente si abbona. Ok, quindi avrete anche le domande, potrete fare le domande gratuite, potrete fare. Allora, 12-18 agosto 2024 per lo Scorpione. Per il segno dello Scorpione, che cosa accade in questa settimana che va dal 12 al 18 agosto 2024? Che cosa accade? Quali sono le novità? Che cosa lo Scorpione deve sapere di questa settimana? Blocco emotivo, partiamo già da questo, blocco emotivo. Perché? Perché c'è tanta confusione. Probabilmente non sapete che cosa fare, probabilmente state mentendo oppure c'è una bugia, un inganno che vi porta. Effettivamente io vi dico la verità, siete voi ad essere bloccati emotivamente e ad avere una confusione, dove state comunque ingannando qualcuno. State ingannando qualcuno della presenza di una terza persona, di un passato. Non avete raccontato quello che dovevate raccontare e qui c'è una decisione da dover prendere. Questo è quello che mi arriva come prima stesura. Ma adesso andiamo a vedere invece che cosa realmente ci dicono le carte. Perché se devo rimanere soltanto con queste cinque carte, effettivamente mi dicono questo. Vediamo questo 4 di spade. Per il segno dello Scorpione, dal 12 al 18 agosto 2024, cos'altro vuole dirci di più? C'è un grande dolore qui. Un grande dolore, un blocco emotivo, un grande dolore perché state pensando a voi stessi, al vostro benessere fisico ed emotivo, o avete pensato a voi stessi, al vostro benessere fisico ed emotivo, ma a un certo punto vi sentite trascurati, accantonati, vi sentite insoddisfatti di qualcosa, perché probabilmente vi manca l'armonia, la riconciliazione, il ricongiungimento con qualcuno, il vedere, il sentire qualcuno. 6 di bastoni rovesciato. Quale altra informazione vuole darci per lo Scorpione dal 12 al 18 agosto 2024? Confusione, dolore, dolore qui, confusione. Uscir fuori da questa situazione stagnante, dovete fare di tutto e di più perché questa per voi è una grandissima difficoltà. Probabilmente non vi sentite con qualcuno, non vi parlate, c'è una mancanza di comunicazione perché comunque avete chiuso. E in un certo qual modo questa chiusura vi porta a stare male, a non stare bene e siete insoddisfatti di questo. Vediamo questo 10 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole darci per lo Scorpione dal 12 al 18 agosto 2024? Per qualcuno di voi, se dovesse essere l'amante, in questo periodo, in questo momento non la sente perché c'è stato un allontanamento. Qui c'è una situazione altalenante di bugie, imbrogli, tradimenti, si devono fare delle scelte.
Bisogna chiudere effettivamente un ciclo, bisognerebbe essere sinceri, parlare e comunicare nei confronti chiaramente di qualcuno di vostro interesse, in un certo qual modo affrontare una determinata situazione. 8 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole darci per lo Scorpione dal 12 al 18 agosto 2024? Qui c'è un tradimento, è palese ragazzi, c'è un tradimento. Un tradimento è una situazione che dovete cambiare in positivo, o perché non avete detto di un qualcosa, di un passato, recente passato, e quindi state male in questo momento perché vi sentite insoddisfatti, non vi parlate con questa persona, avete interrotto momentaneamente le comunicazioni perché nascono delle difficoltà e quindi state male. Oppure proprio un qualcosa di un passato, recente passato, che in questo momento, perché siete lontani e non comunicate, ok, sapendo di tradire la persona di vostro interesse, siete insoddisfatti perché non vi potete vedere. Vediamo effettivamente questo 6 di coppe, quindi questa carta di un passato, recente passato, cosa vuole dirci per lo Scorpione. Si devono risolvere effettivamente delle problematiche di un passato, recente passato, perché emergeranno delle novità e perché dovete superare delle difficoltà per ripristinare l'armonia, la riconciliazione oppure lo stare bene, avete proprio da risolvere questi problemi. Effettivamente vedo una situazione migliorare, effettivamente, per qualcuno di voi va a chiudere proprio quella situazione per avere delle gratificazioni. Perché ci sono comunque degli obiettivi da dover portare avanti, ok? Per qualcuno invece di voi c'è questa conoscenza fatta in un passato, recente passato, dove c'è questo tradimento e emerge la novità o la novità viene a galla di questo passato e si deve superare la difficoltà, un qualcosa fatta non detta, che in un certo qual modo vi crea dolore. Per altri invece, proprio per il risolvere, okay, le difficoltà che possono emergere o la novità che può emergere, c'è proprio il dolore di insoddisfazione, quindi il non stare bene, quindi il dover chiudere in un certo qual modo questo ciclo. Ma vediamo effettivamente queste carte che cosa vogliono dirci per voi dello Scorpione. Dal 12 al 18 agosto 2024. Che cosa accade in questa settimana per voi? Allora, cosa accade in questa settimana per il segno dello Scorpione? Dal 12 al 18 agosto 2024. Per lo Scorpione che cosa accade? Qui ci sono delle cattive notizie che vi faranno allontanare o di qualcuno che si allontana da voi. Che cosa accade al segno dello Scorpione dal 12 al 18 agosto? In questa settimana cosa accade allo Scorpione? Sarete voi a dovervi allontanare.
Vi allontanerete da una situazione che emerge, ok? E sarete anche molto tristi. Quale informazione? Qui potrebbe essere qualcuno di già impegnato, per qualcuno di voi chiaramente. Cosa accade allo Scorpione dal 12 al 18 agosto 2024? Diciamo che in un certo qual modo comunque ci guadagnate, in un certo qual modo ci guadagnate perché questo liberarvi o allontanarvi da una determinata situazione o da una determinata persona vi farà guadagnare tanto. In questo tanto sarà proprio la vostra felicità, quindi lo stare comunque bene. Sì, vi allontanerete comunque sia da qualcuno perché qui emergeranno delle cattive notizie e ci sarà comunque sia un allontanamento. Questa cosa comunque sia vi porterà ad essere tristi perché? Perché in merito a questa falsità, a questa menzogna, a questa bugia, a questo tradimento, ci sarà comunque sia una frattura, una rottura. È inutile che vado chiaramente a chiedere ulteriori informazioni perché le carte in questo caso sono molto chiare. Quindi, ragazzi, aprite gli occhi, che sia una frattura a livello sentimentale, che sia una rottura di una situazione. Allora, se ci deve essere per delle menzogne, bugie, dei tradimenti, ben venga comunque che ci sia. Questo è quanto, carissimi amici dello Scorpione, ci sentiamo alla prossima e vi auguro una buona giornata.